Buonasera mister, ben trovato su Stadio Radio. Buonasera, buonasera a tutti. Allora mister, io prima al presidente Bono nello Scalea ho detto le soste spesso a chi sta andando bene rischiano di nuocere. Il Cotronei c'ha questa lunga serie di vittorie consecutive che quantomeno questa settimana si interromperà per la questione meteo, no? Allora è dispiaciuto di non poter andare ad affrontare un Lamezia altrettanto in salute, una Vigor Lamezia altrettanto in salute? No, dispiaciuto no, perché purtroppo avevamo pure qualche infortunato, avevamo infortunato il nostro portiere Godona. Fra cui Riolo era pure squalificato, vabbè, quanto prima lo deve sempre scontare. Sì. Poi il fatto che magari è meglio scontrarlo fuori casa e non in casa, perché magari in casa abbiamo più possibilità di poter fare risultato. Noi andiamo per la nostra strada, ripeto, sì, abbiamo fatto quattro vittorie, però quattro vittorie che sono offerte, non è che sono state vittorie con una certa facilità. Sì, ho cambiato pure assetto tattico, tecnico, insomma abbiamo cambiato un po' le cose e un pochettino ci siamo sistemati, però i problemi ci sono sempre. Però i problemi si potrebbero risolvere a breve, perché riprenderete col Bocale in casa, ma già a tre bisacce potrete andare con un vestito nuovo, nel senso che il 2 si apre il mercato. Sì, il mercato, però bisogna vedere se la società è disponibile a comprare qualche giocatore, perché sì, io gli avevo chiesto di prendere un attaccante, almeno un altro difensore, ma principalmente i fuoriquote, che a noi ci stanno venendo a mancare, specialmente il 2001, ce ne abbiamo uno, massimo due, però si fa fatica, se riesce a giocare il portiere il 2001, bene o male riusciamo a fare qualcosa, però purtroppo per il momento ho bisogno del portiere grande di Godono, perché lui c'ha esperienza, mi fa salire la squadra, è uno che mi dà la sicurezza, come pure gli dà la sicurezza alla difesa. Principalmente ripeto, se riusciamo a trovare questi 2001, perché lì noi stiamo soffrendo, e poi trovare questo attaccante che questa torre che bene o male tutte le squadre ce l'hanno al di fuori del Crotonei. Mister, l'ultima domanda che le faccio, lei giustamente dice abbiamo qualche problema sui giovani, però il Cotronei ha tantissimi giocatori di esperienza, uno è Riolo, penso a Percopo, ad Arabia, ecco, avere a disposizione giocatori di questa caratura e di questa esperienza è stato un aiuto nella gestione anche di questo filotto di vittorie che, seppur sofferte come dice lei, comunque hanno dato sostanza alla classifica? Sì, ma sicuramente li devo ringraziare, i vari Viole, Arabia, Percope, però ripeto, per esempio Percope fino a ieri ha fatto il difensore centrale, dove magari sì, ha giocato, però non ha quell'esperienza da centrocampista, e l'ho fatto giocare fuori ruolo e lì ne abbiamo un pochettino sofferto. Lì davanti sì, abbiamo Riolo, però Riolo non è una prima punta, Riolo sappiamo che è una seconda punta, sì. Poi Riolo non è che mi dai tutto, in effetti la sua esperienza, il fatto che magari si va a cercare il calcio di punizione dove lui magari ha questa giocata a calciare la palla bene di sinistro, che in linea di massima ha fatto di già 3-4 gol sul calcio di punizione. Però ripeto, a noi ci manca proprio quell'uomo che fa salire la squadra, e poi un altro, secondo me, un altro difensore esperto per cercare di tenere la squadra sempre in quei 20 metri, dove spesso e volentieri la squadra sempre si allunga, perché non abbiamo quell'uomo dietro che va a comandare la difesa e la fa guidare man mano che andiamo ad attaccare l'avversario.